Cosa c'è? Vision Air, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema e delle serie TV a cura di Vision Air. Torna A Quiet Place, horror sci-fi che ha raccolto un enorme successo. Lo rivela su Instagram John Krasinski con una foto e la scritta «È ora di tornare». Ci sarà di nuovo lui dietro la macchina da presa a dirigere la moglie Emily Blunt e due dei giovani attori visti nel film originale, Noah Jupe e Millicent Simmons. La Paramount ha fissato la data di uscita per il 15 maggio 2020. A proposito di novità, l'ultimo film di Lars von Trier, La casa di Jack con Matt Dillon, arriverà in Italia in due versioni, entrambe vietate ai minori di 18 anni. Videa, che lo distribuirà, ha deciso di far uscire la versione italiana con tagli nelle scene più cruente e violente, che hanno spinto il pubblico dell'ultimo Festival di Cannes ad abbandonare la sala prima della fine della proiezione. Verrà però distribuita anche la versione in lingua originale e sottotitolata, che rispetterà l'integrità dell'opera del regista. Rimaniamo in Italia sul molo borbonico del Granatello a Portici, dove sono partite le riprese di Rosa, Pietra e Stella, primo film di Marcello Sannino. La storia, ambientata a Napoli, racconta di una donna che tra i tanti piccoli lavoretti cerca l'occasione per svoltare. Si troverà a fare affari con gli immigrati per conto di un avvocato. Il suo fragile equilibrio crollerà quando rischierà di perdere la figlia, portata via dai servizi sociali. Cambiamo argomento ma rimaniamo in Italia perché il Sotto 18 Film Festival e Campus, dedicato al cinema per i più giovani, quest'anno si propone anche come laboratorio per entrare dentro il tema più forte dell'era contemporanea, l'autorappresentazione legata all'iperconnessione. Lo racconta il titolo stesso della manifestazione, Me, My Selfie and I. Il festival è in programma dal 15 al 22 marzo a Torino. Per il momento è tutto, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema e delle serie TV, venite a trovarmi sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!